Grazie Presidente. Il decreto che ci apprestiamo ad approvare, su cui oggi apriamo la discussione, è un decreto che nasce in un momento storico unico. Nasce in un momento in cui, è stato ricordato dai colleghi, la pressione migratoria in ragione di moltissimi fattori concomitanti e contingenti ed eccezionali è alle stelle. I dati parlano effettivamente di un aumento degli arrivi che non si era mai registrato prima. Questi fattori debbono essere riconosciuti nel conflitto russo-ucraino che ha portato paesi che dipendono molto dalle forniture di grano ucraino, come l'Egitto, a vedere migrazioni di massa. Non è un caso che il maggior numero di migranti dello scorso anno fosse proprio di nazionalità egiziana. Le pressanti instabilità della Tunisia, che il governo Meloni peraltro sta tentando di affrontare perorando la causa dello sblocco del Fondo Monetario Internazionale per affrontare, appunto, per evitare un default che sarebbe esiziale. Le catene di instabilità nel Sahel, contestualmente l'annosa questione libica. Ecco, tutto questo e molto altro fa sì che l'aumento dei flussi migratori non abbia precedenti nella storia. E la situazione, come ci hanno anche manifestato i nostri servizi di intelligence, non è certo destinata a migliorare. Ecco, questo sinteticamente è il quadro a livello internazionale. In questo quadro di terribile congiuntura, purtroppo, si sono verificate le ennesime tragedie del mare. L'ultima, quella di Cutro, che ha portato poi all'adozione del decreto che oggi abbiamo in conversione, a valle però di una serie di terribili tragedie che si sono verificate negli ultimi 10 anni, che hanno visto morire in mare oltre 26.000 persone. E voglio, in via preliminare, prima di dare conto dei punti salienti di questo provvedimento, ricordare in quest'Aula le vittime di Cutro e tutte le vittime dell'ignobile tratta degli uomini, vittime di chi lucra sulla pelle di uomini, donne e bambini, lasciati ad un destino crudele nelle acque di questo Mare Nostro, questo Mediterraneo che è diventato una delle più grandi fosse comuni del mondo. Ebbene, noi, colleghi, a differenza di tutto quello che ho sentito dire sinora, è a queste vittime che abbiamo pensato nell'affrontare questo provvedimento, a queste vittime della schiavitù del terzo millennio. E ogni azione è stata ispirata dalla ferma e granitica volontà di non far accadere mai più abomini di questo tipo. E contestualmente è stata ispirata dall'altrettanto ferma e granitica volontà di consentire a questa nazione una gestione razionale e sostenibile del fenomeno migratorio, tanto con riferimento alla sicurezza dei nostri cittadini, quanto con riferimento alle condizioni dei migranti sul suolo nazionale, che debbono essere degne di un paese civile. Ecco, questo doverosamente premesso, Presidente, il Governo con questo decreto ha lavorato con un'intensissima attività emendativa in Senato, che ha portato le diverse sensibilità di una maggioranza coesa e compatta nel voler affrontare questo problema. Dicevo, il governo e la maggioranza hanno agito con la tempestività che la situazione richiedeva, l'hanno fatto con consapevolezza e l'hanno fatto con coscienza. E non solo, a differenza di quello che ho sentito dire, serviva a decretazione d'urgenza, come abbiamo detto, in ragione del momento eccezionale che ci troviamo a fronteggiare. Serviva a decretazione d'urgenza, e questo voglio, anzi, va doverosamente sottolineato, anche per l'incapacità di gestione delle politiche migratorie da parte dei governi di sinistra degli ultimi anni, che nulla hanno fatto se non inneggiare ad un immigrazionismo buonista di facciata, l'immigrazionismo dei porti aperti, l'immigrazionismo delle ONG sovrane a casa d'altri, e che ha portato però oggi la nazione al collasso. Oggi noi portiamo in approvazione un provvedimento coraggioso, che ha una visione, che è quella per cui l'immigrazione illegale non può essere tollerata, quella per cui in Italia si entra solo legalmente. Chi pensa di poter ingrassare il proprio sporco ventre sulla pelle di uomini, esponendoli al rischio di morte, ecco, deve essere perseguito con le pene più severe, che si trovi in Italia o che si trovi nei paesi di partenza. Ecco, il decreto in approvazione si muove su più direttrici, sono state parzialmente anche illustrate da chi mi ha preceduto. La prima, quella che nella sistematica del decreto è affrontata appunto in apertura, che è la regolamentazione dei flussi regolari. Perché
Questo ci tengo a dirlo. A chi ci accusa di xenofobia, di razzismo, per suo tramite, Presidente, mi rivolgo all'onorevole Grimaldi quando parla di fascismo, nazismo, suprematismo bianco, paura del meticciato. Innanzitutto sarebbe bene il caso che si rimanesse entro i limiti della continenza verbale, le quante volte si interviene in aula. E vorrei dire, sempre per suo tramite, Presidente, all'onorevole Grimaldi, di fronte all'accusa di paura del meticciato globale, eccola la meticcia che ha paura del meticciato globale, figlia di un immigrato. Non ho uno zio o un cugino lontano nel più profondo ambito del Sud America. Mio padre è sbarcato qui in Italia. Quindi questa meticcia con la paura del meticciato globale che da 30 anni fa politica al fianco del ministro Lollobrigida, che non ha certo bisogno di difese d'ufficio perché ha ben spiegato, se mai ve ne fosse stata necessità, cosa intendeva dire, è qui a lavorare con questa maggioranza a questo decreto. E noi come abbiamo risposto, colleghi? Noi abbiamo risposto a queste offese, diciamo di xenofobia, dicendo che l'immigrazione si gestisce con regole precise a vantaggio degli immigrati e a vantaggio degli italiani. Noi abbiamo risposto con norme che centralizzano in seno al Presidente del Consiglio la possibilità di emanare un decreto triennale di programmazione, un DPCM annuale per stabilire le quote dei flussi. Segnalo a questo proposito, peraltro, che nel gennaio di quest'anno il nostro decreto flussi ha cubato ben 82.704 unità, una cifra mai vista. Peraltro, dopo anni di immobilismo di una sinistra che non apriva flussi regolari e faceva sì che l'immigrazione irregolare ingolfasse i canali, ingolfasse ogni possibilità di assorbire quote di regolari. Nella stessa ottica di queste disposizioni si agevolano anche ingressi fuori quota per chi ha formazione specifica, formazione civico-linguistica, si agevolano gli ingressi per chi proviene da paesi che intendono collaborare con l'Italia, sia sul piano delle campagne di informazione sulla pericolosità dei traffici illegali dei migranti, sia sul piano dei rimpatri e dei ricollocamenti. La collaborazione con i paesi di provenienza, è stato ricordato anche dal collega di Forza Italia che mi ha preceduto, è uno dei capisaldi dell'attività del governo Meloni. Nell'ottica di quel piano Mattei, a noi piace chiamarlo più piano Mattei per l'Africa, che si sta portando appunto avanti in politica estera e che vuole realizzare una cooperazione non predatoria con i paesi del Nord Africa, in cui si investe in infrastrutture e si riceve in collaborazione sia sull'immigrazione sia in campo energetico. Per arrivare a cosa? Per arrivare alla conclusione di accordi che vedano il blocco delle partenze dal Nord Africa, che, signori, è l'unica soluzione per impedire che si ripetano tragedie del mare come quelle che abbiamo visto sino ad oggi. Qualunque assetto navale si posizioni nel Mediterraneo, se non si bloccano le partenze, non si eviteranno le morti. E questo piano Mattei è anche per garantire cosa? Per garantire quello che veniva chiamato da San Giovanni Paolo II, il diritto a non emigrare. Ecco, a quanto a queste aperture sui flussi regolari, importanti e significative novità sono state anche introdotte in tema di ingresso di lavoratori stranieri nel mondo agricolo e nel contrasto alle agromafie, per impedire anche in questo caso le storture di un sistema che troppo spesso ha visto serpeggiare nelle cooperative che gestiscono l'accoglienza a fenomeni di illegalità, di caporalato, di sfruttamento, di malagestio. Ecco, non ci nascondiamo che nella gestione dell'accoglienza il malaffare, agevolato da politiche che facevano dell'immigrazionismo una bandiera, si è arricchito a dismisura sulla pelle di una manovalanza a costo zero. E tornano alla mente i fatti accertati a carico di Mimmo Lucano, che del suo sistema pro-immigrazione aveva fatto business. E, o le parole di una famigerata intercettazione, la ricorderete, del pregiudicato Buzzi, il quale diceva senza remore: gli immigrati valgono più della droga. Ecco, sino ad incresciosi fatti più recenti, ancora sub iudice, sui quali si attende il giudizio della magistratura, che sta facendo chiarezza sulla posizione della cooperativa Caribù, che chi ha dimestichezza, come me che vengo dalla provincia di Latina, territorio agricolo per eccellenza, conosce bene le ricadute.
Ecco, questo governo sta agendo anche su questo fronte. Ancora il decreto affronta emergenze ormai non più procrastinabili, come la necessità di decongestionamento dell'hotspot di Lampedusa, affidato oggi dal governo alla gestione di Croce Rossa, la destinazione di 8,8 miliardi di fondi per il trasporto marittimo dei migranti, che consentirà trasferimenti più rapidi nei momenti di particolare pressione. La popolazione di Lampedusa, che è un'isola meravigliosa e vive quotidianamente le difficoltà dell'insularità, vive anche di quotidianamente le difficoltà degli sbarchi. Ecco, questa popolazione ha diritto a vivere in condizioni dignitose e un hotspot dimensionato per circa 380 migranti non può sopportarne oltre 3.000. È un problema di sicurezza, è un problema sanitario, è un problema logistico che va affrontato. Nel decreto affrontiamo anche questo, il decongestionamento, oltre all'apertura di una postazione 118 sull'isola. Erano anni che Lampedusa aspettava l'apertura di una postazione 118, non siete stati in grado di fare neanche questo, il governo Meloni ha provveduto. Ecco, e ancora nel decreto si creano le condizioni per sveltire e velocizzare gli affidamenti degli appalti in deroga al codice dei contratti, sia per le forniture, sia per la costruzione di nuovi centri. Insomma, si affronta di petto a 360 gradi, senza preconcetti ideologici, ma con pragmaticità, una situazione che era stata totalmente lasciata a se stessa dalle sinistre. Il provvedimento poi, come detto e come avete anticipato anche voi, prevede anche un feroce inasprimento delle pene per i trafficanti di uomini che causano le morti in mare, perché questo governo non mostra tolleranza alcuna per questi scafisti senza scrupoli, che guardate, non sono come li avete dipinti voi da sinistra, dei poveracci lasciati anche loro, voglio dire, lì nelle barche che trasportano. Tutt'altro, questi sono dei criminali, criminali che malmenano, che maltrattano e che gettano in mare i cadaveri o anche persone vive se li fanno da zavorra e che creano e generano il disastro che è accaduto a Cutro con manovre azzardate per sfuggire alle forze di polizia. Infine, i permessi di soggiorno, questa che è la norma che ha più creato scompiglio nelle fila di questa sinistra, che è un po' stanca, sì, ma così ideologizzata, ma e che si rivitalizza molto bene se riesce a unirsi sotto la bandiera dell'immigrazionismo spinto, perché lì si sente di poter lanciare sterili accuse di razzismo, che le salvano la faccia con i propri elettori e che tuttavia non portano proposte. E perché non portano proposte? Perché una proposta non ce l'hanno. Noi l'abbiamo, finalmente con questo decreto, grazie agli emendamenti di maggioranza presentati al Senato, abbiamo sanato un'anomalia tutta italiana, in base alla quale se si faceva ingresso sul suolo nazionale, ecco, in un modo o in un altro l'Italia un permesso di soggiorno te lo conferiva.